Ciao a tutti ragazzi, io sono Demes e bentornati E a una nuova partita. Dobbiamo imparare a fare un saluto come si deve, perché ci andiamo sempre sopra, no? Comunque. No, questa volta è partita un po' più lenta rispetto alla scorsa, sì sì. Sì, anche perché veniamo da una partita di pochissimo tempo fa, in cui era... non ci aspettavamo un rush generale, invece è andata in un rush generale, un bordello. Effettivamente sì. E sinceramente è così che mi aspettavo che fosse anche fatta questa. Una partita di questa, sì. No, nel senso non rushata, nel senso pensavo che anche l'altro team sarebbe stato più posato e più camperone, perché ovviamente è una mappa molto molto aperta. Sono tanti spazi su cui... Sì. Comunque, diciamo le squadre quali sono. Abbiamo da un lato i Blackout e dall'altro gli Excite VIP. Dalla parte mia gli Excite VIP starete vedendo. Esatto, e dalla mia i Blackout. Siccome sì. Abbiamo parecchio tempo da quello che vedo, perché pare che le squadre vogliono arrivare a fine turno in questo modo. Quindi possiamo un po' parlare dei player che compongono le squadre, no? Sì, al momento nel mio obiettivo c'è Skyline, che ha una KD di 1,44 e un headshot rate del 17,5%. Tra l'altro vorrei aggiungere bel nome, perché Skyline mi piace un sacco come nome. Sì, X Skyline. Quindi, facciamo vedere... Allora, c'è qui XD Kill Me, che sta camperando il tunnel sotto che va verso B, da quello che mi ricordo la mappa. E K-Game che invece controlla il lato opposto. No way! Che continua a spammare comandi, probabilmente, dalla tipo no way. Sì, sì. Quindi una partita totalmente diversa da quella che vedrete. Sì. Se avete già visto l'episodio della scorsa partita, noterete la differenza di tattica. Sì, sì. Comunque, torniamo alle statistiche, dato che abbiamo tempo. Sulla carta, diciamo, i Blackout hanno un vantaggio assoluto. Da ricordare anche che gli Exit Peep nella scorsa partita sono stati squalificati per un piccolo errore, appunto, del loro team, dove uno dei loro portava degli occhialini che non avrebbe dovuto portare. Quali? Quindi, diciamo, non so il nome, ok? Però okay. Diciamo che penso abbiano imparato dalle errori. E quindi c'è una sorta di rivalsa, nel senso vogliono comunque dimostrare di essere un clan che sta competendo ai massimi livelli qui. Quindi ci aspettiamo tanto, ci aspettiamo tantissimo. Io mi scuso con i miei telespettatori, ma sto controllando tutti quanti che abbiano le stesse cose. Ho sentito... Sì, c'è stato lo sparo finale, ma sì. È pareggio. Ok. Partiamo col secondo round. Il primo round è stato un pareggio, un misero pareggio. Molto, molto poco combattuto. E pare che questo stia prendendo la stessa riga, ok? Sì. Gli spot, da come avrete notato, non sono cambiati, perlomeno dal lato mio dei Blackout. Diciamo coprono sempre le stesse zone. A incrocio, Buse e Hard Rock. E invece da quest'altro lato di destra, ovviamente vedrete dal mio video, c'è Panino col sensor attivo dietro al trash. E dall'altro lato c'è K-Game, che probabilmente lo sta vedendo, che lui sta vedendo, e quindi sono fermi. Sono strafermi. Sì, sì. Allora, questa partita è un po' morta, quindi purtroppo noi che stiamo facendo i commentatori non abbiamo molto da commentare. Perlomeno sappiamo che una cosa di morto c'è, quindi abbiamo una kill per il game stesso. Scherzo, allora, comunque. Sono, ripeto, rispetto alla scorsa partita che abbiamo avuto azione pura, questa è molto molto più ferma. Ovviamente, essendo avendo un numero limitato di round, si dovrà fare una cosa del sicuramente tipo. Poi, come avevamo detto in una delle scorse partite, poi ogni clan ha il proprio modo di giocare, la propria filosofia, e ovviamente c'è un premio in palio, quindi è giusto che le due squadre decidano di giocare nel modo migliore possibile, o come pensano sia meglio giocarla questa partita. Quindi non commentiamo sulla modalità di gioco, perché... No, cioè alla fine ho sentito degli spari.
Sì, Panino ha sparato. Non so se effettivamente ha visto qualcuno. Non credo che qualcuno No, di no, voi si sia anche mosso. Propundaz, scusate, ha sparato dei colpi. Non so se verso... Panino era sotto il sottopassaggio. Oddio, no, era praticamente posizionato dietro al sempre allo stesso punto. No, non penso. Ok, comunque qui Skyline un po' è andato in avanti, però non... io scusate, apro un secondo la mappa, uno shot. Ma questo lo faccio anch'io della mappa, anche perché è giusto che vediate il mio teschio sulla mappa e. Allora, c'è Propundaz che controlla il sottopassaggio che va verso B, quello dove c'è il camion e l'APC. Quindi si stanno muovendo in un certo senso. No. Ma finisce qui il round. No. Terzo round, eccoci Terzo qua. round. Sì. E di nuovo C'è una cosa positiva da sono tutti dire. fermi, purtroppo. C'è una cosa positiva da dire, perché attenzione, se i primi round si giocheranno in questo modo, molto probabilmente gli ultimi saranno non combattuti di più, Sì, perché no? dovranno rushare per vincere la partita. Non può finire tutto draw. Anche perché a seconda del punteggio, che sono tutte morte, cioè non ci sono morte e uccisioni, sarebbe un pareggio a tutti gli effetti. Esattamente. Oh! Oh, e c'è lo sblocco. Puse è riuscito a prendere Skyline. E adesso? E adesso come reagiranno gli exit? Dovranno essere un po' più aggressivi. Ecco, è quello che pare probabilmente. Infatti sta prendendo colpi anche Profundaz, che si trova Il sul tetto? tetto, sì. Attenzione perché Panino ha sentito praticamente l'orecchio sfiorato da un proiettile. Sì, L'abbiamo visto in Propundaz diretta. ha E sparato si è molto, spostato molto adesso, eh. vicino. Scusatemi la tosse. C'è Kilmi che è molto, molto vicino all'avversario, credo. E sta infatti andando molto lentamente. Sì, lo vedo io con il... La Oh, ecco visuale, il pareggio. wow, Propundaz. Che stavo persa. L'hanno chiuso molto bene. E adesso si sono cambiati di posizione qui dietro, ovviamente. Boost si sta muovendo. Sì, E qui attenzione, c'è scusate Propundaz Panino. che... Oh! Wow! Questo bidone è stata la rovina. Mio Però comunque c'è Dio. un vantaggio comunque di kill. Sì, adesso c'è un vantaggio di kill e Propundaz ha 5 HP. Ah, Quindi... non penso si muoverà. No, no, Penso. si sta muovendo, addirittura sta andando all'attacco, a quanto pare. Beh, qui sono entrambi a 100 di vita, quindi sarà difficile. Però lui ha un fucile da cecchino, quindi... Dice che tenterà. Io vedo che sta controllando ogni angolo. E ce l'ha dietro, non se ne accorge? Bravo, TG Wow! wins. 5 di vita non sono abbastanza. No. Quindi dicevamo quarto round. E la situazione si è sbloccata. Sì. Si è sbloccata visto che i Blackout sono riusciti a iniziare la serie di uccisioni e poi da lì è nato il terzo round, insomma. E vedo Propundaz che... Oh, viene Oh! preso da dietro. Viene preso da dietro. Quindi si inizia a smuovere la situazione. Vediamo un po'. Quindi, un altro game che riparte in salita per Blackout, Scontro a insomma. fuoco, scontro a fuoco. Skyline contro chi è in sottopasso? Penso fosse Buse. Adesso però è tornato completamente dietro. Ah, ok. Quindi se l'è data a gambe. E un altro scontro a fuoco. Kill me contro... Non so chi. Chi c'è dalla parte invece destra della tua mappa? Nella parte destra abbiamo Bomber e Mister Panino. Ok, quindi... Ha preso un po' di danno? È sempre sul tetto? Oppure No, no? no, no. Ok. C'è Kill Me che si trova alla fine di quel corridoietto negli appartamenti, nei palazzi della tua destra, della mia sinistra del video. Ho capito. E Dove trovano molta vita Bomber e Panino, sì, K ci Game. sono K Game e vabbè, Skyline che stanno andando av in avanti verso, appunto, stanno proprio sotto il sottopassaggio adesso. E si sono avvicinati al camion, almeno K Game.
Penso che ormai debbano fare una mossa. Sì, Penso che ho qualcuno abbia visto sentito un cos'era. proiettile. Sì, sta col cecchino. Attenzione, eccola! K Gameplay. Wow, l'ho presa. Bel Io ho visto la colpo. morte in diretta. Bel colpo, bel colpo. Sì, e come Quindi dicevo, è quella la strategia che dovrebbero usare, ovvero andare con armi che uccidono con un colpo. Panino, per esempio, ha preso un sacco di danno, è a 21. Questa l'ho persa. Anche K-Game ne ha 26. Ah, quindi se le sono date, Sì, insomma. se le sono date, però vedo che adesso K-Game si sta facendo, come si dice? Sta salendo sopra il proprio compagno di squadra. Fa scaletta, ecco, non mi veniva il termine, scusatemi. Dove stanno cercando di entrare? No, no, stavano soltanto cercando di vedere dall'altra parte del Ah, muretto. ok. E Quindi. adesso controllano le varie parti. Quindi adesso la situazione si è sbloccata e sono di nuovo in situazione di draw. E È vero. probabilmente se non si muovono a fare un'altra kill e rimangono così, finirà di nuovo in draw questo round, a quanto pare. Però Sarà chiaramente il così. vantaggio resta dai blackout, perché comunque hanno un game vinto finora. E Sì. ci inoltriamo verso il quinto round. Eccoci tornati, quinto Eccoci round. tornati. Le Sì, quinto round. posizioni restano le stesse, nessuna variazione. Anche perché, perlomeno per i blackout, la cosa sta funzionando. No, invece qui c'è K-Game e Propundax che si sono messi negli appartamenti di Alpha e stanno Proveranno un'imboscata. controllando tutta la zona centrale della mappa. Oh! Oh mio No Dio, l'ho way! vista! L'ho vista la kill. Complimenti a Buse. Praticamente cosa gli ha visto? Un pezzetto del corpo. Guarda, non lo so, immaginavo stesse sparando davanti, poi quando ho visto dove è morto ho visto che era in pratica a incrocio Sì, ed era era lontanissimo, quindi molto complimenti a molto Buse. una bella kill da lontano. Mamma mia. Adesso Skyline sta provando a passare dal centro della strada. Comunque, complimenti a Buse perché diciamo in tutti questi game è sempre stato lui quello che avviava, Le diciamo. kill. Esattamente, sempre lui che ha Apriva le iniziato. danze. E pensavo avessero capito da dove comunque stesse sparando Buse per tutto questo tempo. Invece è riuscito a fare 4 kill nel giro di 4 round, diciamo quasi sempre dalla stessa posizione. Quindi forse non l'hanno ancora capito bene dove si sta posizionando. Credo Anche di perché è un po' no. strano E dove. comunque, almeno a mio parere, la tattica che dovrebbero utilizzare è cercare di non stare più tanto su questi corridoietti e provare a non farsi, a diciamo a chiudersi come un team unico e passare dal centro per evitare di essere presi dai lati. Devo dire che Almeno si stanno coprendo tutti molto bene, nel stanno senso coprendo stanno. tutte le uscite, sì. Però il problema è che così non stanno neanche vedendo nessuno e uccidendo nessuno. Il Quello è il che, problema, sì. sì, il che è un grosso problema. Anche perché non hanno proprio visibilità del nemico. È veramente una guerra d'attrito. Cioè, sono tutti fermi, tutti. Se c'è un pregio e se c'è un record che vogliamo dare a questa partita, questa è la partita finora con meno colpi sparati. Sei d'accordo con me? Sì! Oh! Oh, attenzione! Skyline! Ha Passa, fa rushato, un l'era solo rush, persa. sì! Ha rushato No, no, ha in rushato, non ho faccia. detto niente! Perché non pensavo riuscisse a fare quello che pensavo facesse. E ha preso Strano. di. Davvero strano perché Bomber è sempre stato in quel bagno chiuso a controllare col sensor che qualcuno si avvicinasse. È strano. Eccolo, Oh mio attenzione. Dio! Alpha E Team il pareggio, wins. complimenti. Mio Dio, Bravissimi. pareggio. Ok, siamo tornati. Sesto round. Ho E sempre c'è sognato stato. dirlo. Eccoci tornati con la diretta. In realtà non è una diretta perché i nostri amici a casa ci guarderanno in differita. Hai ragione, ma non rompere. Comunque, sesto round. Nel quinto round abbiamo visto un comeback. Sì. Passatemi il termine degli Excite Beep. Un rush finale negli ultimi secondi che ha preso di, diciamo, alla sprovvista il blackout. E quindi siamo in pareggio. Quinto round, 1-1 e iniziamo il sesto. Sì, nel sesto Vediamo. round vedo gli Excite in una situazione molto molto più aggressiva rispetto a quella iniziale, almeno di alcuni membri, altri sono No way! comunque
in una situazione di camping estremo. Se Non così. so, non sono molto convinto nel modo in cui stanno coprendo adesso il blackout, perché pare che abbiano lasciato la parte destra della mappa molto scoperta, a mio avviso. Infatti gli Exite sono tutti nella parte destra della mappa. Nella tua parte destra o Nella nella mia mia? parte destra, il che vuol dire che sono proprio in scontro diretto con i tuoi. Tanto è vero che Aspetta, ho Propunda. visto qualcuno sul Sì, tetto. Propunda stava per essere shottato perché ho visto con la coda dell'occhio uno dei nemici. Sì, Bomber lo ha visto passare, però penso non abbia fatto in Non ha fatto tempo. in tempo perché si è spostato ed è stato, non so se è stata fortuna o se un pensiero velato che gli ha detto tipo i miei sensi di ragno pizzicano, sono nella cacca, fammi spostare. Contando che non ha neanche sparato, quindi vuol dire che non si sentiva sicuro. Sì, e ha perso 2 HP Propundax perché è sceso un po' più aggressivamente del solito. Comunque, ti Però dicevo, la parte destra della mappa è abbastanza è scopertissima, tant'è coperta, vero che sì. Propundax sta, credo che lo abbiano capito, e sta nel fatto, Ecco, ecco, vedi, Boost sta primo. coprendo l'unico corridoio di accesso alla mappa. Oh, non l'ho vista, ma è stata bellissima, credo. Oh, attenzione. Ok, sto Attenzione. perdendo tutte le kill, praticamente. Chiedo scusa agli amici a casa. E Bomber deve stare Wow. attento perché sono stati presi tutti da dietro. Non so se il team Sì. gliel'ha detto, ma Bomber è ancora a camperare nel suo angolino. Infatti, Bene. eccolo. Bravo, team Questa wins. volta l'ho Wow. vista. Annihilation. Non se l'aspettavano. Ok, quindi. Però devo dire che effettivamente avere la squadra che è un po' più, diciamo, camperosa e rilassata ci permette anche un po' più di parlare. Quindi Permettimi di dire, i blackout adesso stanno cercando di giocare un po' più aggressivi. Perlomeno Buse sta tentando, si è esposto di più. È esattamente al tunnel di destra. Quindi quindi è. è alla mia sinistra. Io ho visto appena Sì. Kill Me che ha sparato un colpo. Sento colpi da Propundax che prende anche colpi. Mio Sì, Dio. Bomber E penso abbia visto la adesso sinistra. Propundax deve stare molto attento perché ha qualcuno alla Oh, sinistra. Eccolo attenzione, davanti. Buse è seguito. Non l'ha visto. Attenzione, Buse rischia di venire Oh, ucciso. prende colpi Propundax, 15 HP. Buse era il più esposto. E diciamo è stato impreparato perché si è trovato il nemico davanti. Sì, E poi gli erano ma rimasti 6 era HP. Oh, circondato. Era letteralmente Arbiok circondato. K Game ha pareggia. 24 HP. E Attenzione, perché dal Buseyor era tunnel vedo è qualcuno. morto da solo. Ha preso kill fall damage. Buse, sì, era rimasto a 6 di vita, poi scendendo dalla discesa, insomma, era troppo alta e si è rotto le gambe. Ho capito. Quindi sono di nuovo in una situazione di draw, di pareggio, però c'è stata una kill. E adesso probabilmente si stanno sentendo cercare di fare qualche strategia. Poi da quello che ho capito, l'unico vantaggio al momento del blackout è che sono tutti e tre a 100 di vita, non hanno preso danni. No, no, c'è Kill Me e K-Game che sono. Cioè K-Game che sta al 24% e gli altri due sono al 100% degli Quindi da questo lato il Excite. blackout hanno un piccolo vantaggio, ma Sì. loro non lo sanno. No, loro ovviamente non lo sanno. A meno che non hanno detto, guarda, non ho preso nessuno e quindi potrebbero capirlo in quel modo. Vediamo un po', c'è Bomber che comunque sta dando, cioè è fermo col sensore in mano a controllare nell'appartamentino di sopra, lì dove ci sono quelle due finestre aperte. Ok, quindi allora c'è Skyline che è direttamente quasi sotto. Penso che lo provi a prendere da dietro, credo. Il problema è che Negative. K-Game è sul tetto. Ho salito degli spari. Sì, Skyline Ha preso danno, vero? ha Perché preso ho visto molto dei molto colpi. danno a 19 di vita. Oh, e penso se la sia filata. Sì, è ritornato indietro verso il sottopassaggio. Però qui Oh, c'è attenzione. E K-Game Bomber che. score, fa lo score e Alpha vanno a Team vincere agli ultimi wins. secondi della partita e siamo di nuovo in pareggio. Eccoci tornati, siamo Mamma mia. all'ottavo round e la partita è combattutissima. Sì, io ma non mi aspettavo, cioè, questo scambio di pareggi così affiatati.
Tra l'altro succede tutto sempre alla fine, nel senso aspettano gli ultimi 30 secondi per farci dire, ehi cazzo, guarda, sto per colpire. Sì. Però comunque il fatto che hanno cambiato il lato della mappa, sto vedendo per esempio Propundaz che è molto molto più aggressivo rispetto a prima, che stava dentro il palazzo dove adesso penso che ci siano dei tuoi, del Sì, c'è Buse che breakout. sta coprendo, è ritornato un po' più difensivista, è tornato un po' più indietro. Prima aveva, diciamo, oltrepassato quasi la metà, Ho invece adesso. sentito un colpo. Da Non so questo da lato dove sia penso che nessuno abbia. provenito. Da questo lato nessuno ha sparato, quindi. Non. Ecco, Ok. adesso Buse ha sparato, avrà visto qualcuno. Ah, no, ha fatto fuori il bidone. Povero bidone. Sono i nemici mortali di questo gioco. Sparare al bidone. Propundaz ha preso diverso danno, 34 HP. Oh, Ed si è è preso anche stato la kill. ucciso. Sì. Buse Complimenti a Buse. sta praticamente quindi nella casetta con le due finestre di A. No, Buse sta esattamente in basso, non sta sopra la casetta. Ah, Perché quindi potrebbe essere ucciso da K Games se solo sapesse che era lì. non glielo dici? Non posso. Sono un moderatore e devo essere super partes. Quindi, ricapitolando, di round, allora siamo all'ottavo round e al momento sono in parità Sì, sono in totale. parità Non andiamo totale ancora a contare chi l'è detto, ma sono in parità. Se e... Sì. dovessero vincere questa e blackout, andrebbero in vantaggio di 1 e se le prossime dovessero finire in pareggio, vincerebbero il blackout. Però chiaramente sto solo facendo ipotesi, visto che. Aspettiamo gli ultimi 30 secondi perché sappiamo che succede sempre qualcosa. Sì, però in questo caso il fatto che loro hanno perso un uomo. Sto notando che stanno sia avanzando sia indietreggiando. Tant'è vero, basta vedere la mappa. Stanno cercando di fare una. Di chiudere la mappa ai blackout che sono praticamente tutti nella zona di Alpha. Sì, praticamente non si sono quasi spostati per di niente. Infatti. Oh, scontro a fuoco! Hard Rock non ha preso danno, però. Neanche K E Game. Panino Però ha messo una sono. pezza. Però li hanno Alpha praticamente Team bloccati. Wow, wins! finito il round così. Non me Hai l'aspettavo. visto? Succede sempre qualcosa negli ultimi secondi. Ok, io sto registrando, quindi. Non vi preoccupate. Almeno un lato è No, no, ci registrato. sono anch'io. E ci siamo Ok. persi la prima kill. Sì, di Blizzard. Purtroppo, Di succede Blizzard. troppo spesso. Ma questa volta è stata colpa tua. Quindi parte veramente male per. Ho Sì, però. seguito gli spari. Buse ha preso un sacco di danno. Propundaz ha sparato molto bene. Vediamo un po'. Buse adesso sta controllando col sensor se sono ancora lì, ma non penso siano ancora lì, se non Sì, sbaglio. sono ancora lì. Si stanno anche avvicinando addirittura. Tutti e quattro? No, solo Skyline e Propundaz. K-Game è molto molto camperato dentro l'appartamentino al centro della mappa. Si è rischiato riaffacciandosi. Ha rischiato ta tantissimo. Sì, c'è Propundaz che è proprio lì fuori e spara ogni tanto 2-3 colpi per fare appunto guerra d'attrito e far indietreggiare il nemico. Adesso Buse è sopra l'appartamento col sensore in mano. Penso che si sia dato il cambio appunto con Panino. No, con Panino, scusami, con Hard Rock. Allora, detto statisticamente, hanno vinto i vostri, hanno vinto il breakout. A meno che appunto, questi qui non si diano una mossa, gli Excite VIP. Vedo Vai. K-Game che sta muovendosi un po' più in avanti. Sì, Bomber ha visto qualcuno, non ha preso danno. credo K-Game. Non vorrei ripetermi, ma sappiamo benissimo che per. Oh, si vede qualcuno dentro l'appartamentino e non è stato shottato K Game Hard per Rock ha preso poco. tanto danno. Buse rischia di morire qua. Ha 12 di vita e sono bassissimi entrambi. Adesso Panino è a coprire, ma niente. Buse si prende la death. Skyline potrebbe Scalena uccidere anche Hard Rock. E 7 HP. infatti è così. No, K-Game ammazza Hard Rock. Sì, stanno Attenzione. giocando tutti adesso in Sono. questo modo e
Bomber è bassissimo. Se ne stanno indietreggiando. Vogliono vincere in. Si sono scambiati perché adesso sono finiti in Bravo praticamente, dal lato di Bravo i Blackout. Guarda, E questa kill non il ci modo di voleva. vincere era che se praticamente tornassero indietro, però sono stati presi di da dietro dal nemico. Quindi gli Exit VIP volevano vincere questo Negative. round, ma probabilmente lo andranno a perdere. Se avessero lasciato un meglio in questo primo frangente avrebbero ucciso sia Hard Rock che Buse molto prima. Quindi ennesimo draw però con i Blackout in vantaggio. E gli Exit Incrociato. VIP che stanno molto 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 in Eccoci qua. attacco in questo momento. Forse hanno capito Perfetto. che per vincere. Propundaz ha fatto una cosa che non avrei fatto io. Ah no! Non. Non è stato lui a sparare. Oh! Wow, come ha fatto quella kill? Non lo so. Parte male per i Blackout. Parte male, perché adesso loro devono rincorrere, dato che così avrebbero di Di nuovo nuovo il vinto il pareggio. site, e quindi sarebbe un pareggio. E lì dovremmo andare a contare le kill e le death. Sì. Infatti adesso stanno tutti chiusi in modo da non dare al team avversario la Però possibilità vedo di pareggiare. qualcuno. Cosa? Hard Rock non l'ho preso, non l'ho mai preso. Allora, ci sono tutti al 100 tranne K-Game che sta a Oh, 86. l'ha visto, ha rischiato di morire. Qui ha missato di Ok, ha cecco. preso un po' di danno Propundaz che era nello scontro a fuoco contro. Hard Rock, anche lui ha preso un sacco di danno, è a metà vita. Ok, quindi. C'è uno che lo prova a prendere da dietro, ma non sapeva che c'era. C'era. È successo qualcosa perché. Chilmi. Sì, qualcuno ha abbandonato la partita. Io ho letto, strano. Comunque, continuiamo a commentare. C'è Panino bassissimo di vita, a 27. Si sta mettendo male, per i Blackout perlomeno. Sì, in questo caso penso che sia un pareggio, cioè sia una vittoria per gli Exit VIP e quindi un Il fatto è pareggio questo, però. Quello che totale. secondo me adesso cercheranno di fare gli Exit VIP. Pareggia, Pareggio di nuovo. attenzione. E Bomber si Avvantaggio fa. Exit VIP. Errore degli Exit VIP. Errore. Avrebbero dovuto giocare sul tempo. Magari stavano cercando di fare più kill perché Sì, di sapevano che forse andare avevano in pareggio e di voler vincere sulla. le Solo kill. sulle kill. Però, Però per penso esempio, fosse un Skyline errore. e Killme adesso stanno bloccando tutte le uscite ai Blackout per cercare di ucciderli, credo. Visto che stanno tutti nell'appartamentino, credo. Sì, sono tutti sopra e. Oh, ecco, vedi. Attenzione. Mio Dio, uno contro Uno uno. contro uno. E adesso scapperà Panino, vediamo. C'è Killme che sta Scapperà Panico. rincorrendo letteralmente. Restano 15 Stanno secondi, 10 giocando al secondi. gatto e In al topo. Letteralmente il gatto e il topo. pratica Panino è col sensor in mano e si muove col sensor. 2 secondi, un secondo e Wow, vediamo la vittoria pareggio. Blackout. Vittoria dei Blackout. Complimenti Blackout. Mio Dio. Devo dire, gli ultimi round, come avevo detto in precedenza, sono stati quelli più attivi, più accesi, no? Sì, devo dire che la partita è cominciata in modo molto molto rilassato con due round, ben due round fatti in pareggio. Due E round poi. da Ghost Town, praticamente, da Sì, Ghost, perché non si sentivano perché era mosse. veramente una città fantasma, non c'è stato Esattamente. un proiettile sparato, non c'è stato nulla. Però sì, anche comunque bella partita. Complimenti a entrambe le squadre. Ragazzi, per il resto, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, a mettere mi piace a questo video e perché no, a quelli precedenti. E da Zion E da Demes. è tutto, alla prossima, Alla raga. prossima ragazzi. Ciao. Ciao ciao.